Anbima, le bande musicali di oggi e di domani. Trasmissione a cura di Daniele Maggiore. Buongiorno a tutti, benvenuti su BAM Radio, io sono Marika. Anche oggi un percorso interessante, oggi parliamo di bande nella nostra trasmissione dedicata all'Anbima, l'Associazione Nazionale Bande Italiane Autonome, e abbiamo come ospite il maestro Legnaro Massimiliano, direttore della Filarmonica Saltriese di Saltro in provincia di Varese. Bentornati su BAM Radio, abbiamo ascoltato Danse Baccanale by Camille Saint-Saëns, tutti i brani che lei ha proposto per BAM. Come mai questa scelta, maestro? Ma sono i brani dell'ultimo concerto di gala che abbiamo fatto con la Filarmonica Saltriese e fanno parte di un repertorio abbastanza vario e mi sembrava esaltasse sia la musica originale per banda, tipo la Children's March che abbiamo sentito prima, ma anche trascrizioni importanti come questa Danse Baccanale dall'opera Sansone Dalila di Camille Saint-Saëns, per dimostrare che la banda, diciamo, si destreggia bene, ecco, diciamo, se la cava bene sia con il repertorio originale, che oggi ha raggiunto veramente dei livelli eccellenti sia a livello artistico sia a livello proprio di difficoltà tecnica, ma mantiene anche la tradizione con trascrizioni importanti. Pensiamo soltanto a quanto la gente è felice quando si fanno le vecchie trascrizioni di opere tipo di Verdi, Puccini, Rossini, eccetera eccetera. Assolutamente sì, anche perché sono opere immortali, no? Non possiamo dare un tempo a queste opere, saranno sempre attuali e sempre impresse nella nostra memoria collettiva musicale, no? Se ne abbiamo sì, una. Assolutamente, assolutamente ce l'abbiamo, come accidenti, fa parte del nostro e bagaglio. Meno male che ce l'abbiamo questa memoria collettiva. Ma invece una cosa che mi interessava del concetto di bande: la banda nel 2017, la differenza che può esserci rispetto a una banda negli anni 60, 70, quando probabilmente andava più di moda, mi passi il termine, se è vero allora, quello che sto dicendo. Diciamo che anche qua, cara Marika, mi stai aprendo non un capitolo, ma veramente un libro interessantissimo. Vabbè, allora sono brava, insomma, non si può dire di no. No, nel senso che la situazione ovviamente è molto complessa, richiede veramente un'analisi attenta e su più punti, più livelli. Non direi che la banda era più di moda, diciamo che si vedeva forse di più in mezzo alla gente, no? Era una realtà un pochettino più popolare, e adesso, come tantissime cose del giorno d'oggi, si è un attimino un po' più specializzata, e quindi le bande si trovano sempre di più in contesti specializzati, specifici, come i concerti al chiuso in auditorium o, purtroppo, ahimè, in Italia molto spesso in palestra, visto che siamo ancora un pochino indietro con le infrastrutture adatte. Quindi la palestra è la vostra scatola magica. Purtroppo sì, dico purtroppo sì, perché in realtà in tantissime parti d'Italia stanno fiorendo realtà bandistiche veramente importanti. Basti pensare alla Rovereto Wind Orchestra, diretta dal mio amico e collega Andrea Loss, oppure sì, se ne sente molto. BAM sì, Radio sì, ha sì, anche sì. Parlato di questa orchestra, quindi di questa banda, quindi effettivamente è una realtà che si sta espandendo. È una realtà che si sta espandendo, quest'anno saranno impegnati, a quanto pare ci stanno riuscendo, ad andare al concorso mondiale di Kerkrade in Olanda, e è una realtà veramente che è un pochettino una luce, no? Un faro nella nebbia per tante realtà, diciamo un pochino ancora in via di sviluppo. Però la situazione è complessa, perché accanto a queste realtà ce ne sono altre che invece stanno un pochettino soffrendo, no? Si dice che i tempi duri creano gli uomini più duri ancora, no? È un po' una specie di selezione naturale. Accanto a quindi realtà che stanno un pochettino impegnandosi per emergere, nonostante questi tempi un po' di difficoltà culturale generale del nostro paese, assistiamo purtroppo a delle società o delle realtà un pochino più piccole che fanno veramente fatica a sopravvivere. Quindi stiamo un po' parlando di un concetto di musica darwiniana, insomma, sopravvivere esatto. Forte. Guardi, io sono anche ricercatore in farmacologia, e quindi è un po' nel mio DNA parlare anche un po' di, diciamo, evoluzione darwiniana, no?
È un po' un peccato, perché, ripeto, la tradizione bandistica è un qualche cosa che fa parte veramente della nostra memoria collettiva e della nostra identità culturale italiana, e quindi è veramente un peccato che molte realtà più piccole stiano facendo fatica a sopravvivere, proprio perché? Perché ovviamente i tagli alla cultura sono sempre maggiori e di conseguenza chi non si evolve in qualche modo non sopravvive. Mentre cosa si può fare, maestro? Che cosa si può fare quindi in concreto? Bisogna in concreto sensibilizzare tantissimo, rimboccarsi le maniche. Io sono, mi ritengo una specie di profeta in questo, nel mio piccolo, nel senso che sto facendo di tutto qua in Val Cerese. Ad esempio, abbiamo appena istituito una commissione musicale nel Piambello, praticamente è una realtà che è molto legata al nostro territorio, che ha proprio lo scopo di supportare, diffondere, favorire la cultura bandistica con, non so, corsi, seminari, workshop, masterclass con degli esperti, in maniera tale che non solo chi è dentro questo mondo ne possa usufruire e possa migliorarsi, ma anche chi è esterno a questo mondo possa avvicinarsi adesso e ovviamente apprezzarlo e supportarlo il più possibile. Questa cosa mi piace moltissimo e ne voglio parlare dopo questa pausa musicale. March from Sweet di Dmitri Shostakovich.